Intanto premetto che noi non parliamo di attribuzione, mi dispiace deludervi, ma semplicemente delle analisi specialistiche di carattere paleografico e diplomatistico, quindi sulla scrittura, sulla lingua, sullo stile, e soprattutto portiamo, illustriamo i risultati dei laboratori conseguiti, diciamo, dai laboratori Landa e Landac di Roma, rispettivamente dell'Università di Tor Vergata e dell'Università della Sapienza, di carattere, diciamo così, riflettografico, spettrale, condotti sul foglio per capire, diciamo così, i componenti chimici dell'inchiostro, la struttura della carta, che è una carta manufatta di epoca preindustriale ovviamente, e gli aloni, le gore, e soprattutto diciamo, la novità che è stata rivelata proprio da queste analisi sono le numerose pieghe verticali, che appunto vedremo poi in seguito, e orizzontali, che ci conducono appunto a pensare che il biglietto sia stato piegato numerose volte. Poi il biglietto attribuisce, dice appunto, di una Maddalena roversa di Caravaggio presente a Chiaia e lì da conservare per il beneficio del cardinal Borghese. Ora, beneficio nella lingua utilizzata è un termine che nel 500 è attestato nelle opere letterarie dei grandi scrittori del 500 e significa appunto omaggio, favore, quindi beneficio nel senso di omaggio. E anche il termine roversa è molto interessante perché presenta numerose occorrenze fra 5 e 600. Poi è un termine che diventa desueto, si riferisce alla posizione fisica della ragazza rappresentata nel dipinto, mentre più tardi gli attributi morente, in estasi eccetera eccetera si riferiscono piuttosto alla condizione fisico-psicologica della effigiata, della rappresentata.